Allora ragazzi, il piano di oggi è mangiarsi la pizza, quindi vabbè, cioè sinceramente quella l'ho presa al supermercato, la pasta già fatta, però tra un po' mi metto a fare tutti gli ingredienti, la voglio fare io, nel senso ho il forno della pizza, voglio provare a testare finalmente il ventilatore, voglio impressionare Alex che cioè, ha capito che gli italiani sanno fare la pizza, ok va bene, sto un po' imbrogliando però magari funziona. Io adesso sto continuando a fare, come sapete, ogni lunedì i video per il canale YouTube americano. Tra un po' finisco e poi darò fuoco alle polveri qua. Devo trovare anche, a dire la verità, il pellet, che non mi ricordo se l'ho finito o meno. Penso che sia da qualche parte in cantina, però tutto da testare. E niente ragazzi, questa è una giornata molto tranquilla, ho lavorato tutto il giorno, stato davanti a uno schermo tutto il giorno, stato seduto per il 95% della giornata. L'unica volta che sono andato in piedi, cioè che mi sono alzato, è per aiutare Alex che doveva andare in palestra, allora gli ho spiegato un pochino come usare il monopalla, no? Solo che abbiamo visto il tempo, stava iniziando a grandinare, ho detto boss, mi sa che non è una bella idea, quindi gli ho dato l'ombrello e se ne è fatta a piedi, non avevo neanche la macchina da dargli purtroppo. E a me fa morire quel ragazzo lì, è proprio lo stereotipo del ragazzo tedesco. Lo vedi, proprio da come parla, da come si veste, cioè è perfetto, fantastico. Quindi stasera io, visto che dobbiamo seguire gli stereotipi, sarò l'italiano medio e farò la pizza. Mamma mia, quanto è unta sta roba, non voglio neanche toccarla. E niente ragazzi, dopo magari faccio un video al procedimento e quant'altro, ma bene o male, oggi è una giornata molto rilassata, anche perché lavorando da remoto sia oggi che domani non ho i momenti di macchina dove insomma ci si rilassa un due, ecco, non c'è quel momento lì di terapia intensiva. Ok ragazzi, è abbastanza semplice da usare, prendiamo qualche dose di... Ma perché non... Vai in giù. Ok, prendiamo qualche dose qua di croccoli, un paio così si deve accendere. Poi un accendifuoco. Sac. E via, questo dentro. Prima di metterlo dentro ci accendiamo la fiamma. Quindi ce la facciamo senza che cada tutto. Ok. Adesso questo lo mettiamo dentro. Bene ragazzi, abbiamo la pasta qua, un po' di ingredientini, così ho appena tagliato la cipolla, abbiamo qua la mozzarella della pizza tagliata a strisce, mai provata questa tecnica, sono infatti curioso di sapere come verrà e adesso con calma iniziamo a partorire qualche buona pizzetta alla faccia della Nelly che sta cercando disperatamente cibo. È tanto che non fai pizza stesa così? 2 anni. Parlami. Lisbona è un nuovo forno e... Beh, sta venendo bene. Sì, ho preso l'impasto fresco piuttosto del sacchetto, costava un po' di più, però... Infatti volevo chiederti se avevi trovato quello perché hanno spostato posizione dei Sì, ci ho messo un sacchetti. po' a trovarlo, infatti. Eh Però poi di vicino ho trovato quello fresco e ho detto, sai che c'è? sì. A sto punto... Quello fresco è meglio. A sto punto, sì. Non vedo l'ora della pizza. Osserviamo la prima pizza. Oh, che bello, vediamo. Guarda la fiamma Ma come è devo venuta aprire bene. adesso. Come la fiamma dietro? Direi buona. Beh, direi molto buona. Direi che vedo già la mozzarella che si sta un po' sciogliendo. La usi come spioncino. Ok? Se vuoi puoi anche girarla di 180 gradi ora. Sì. Secondo me sì. La giri, la giri. Gira, gira. La giro, vai. Perfetto. Vedi com'è la fiamma bella? Eh Bella, ah c'è il ventilatore che va adesso. sì, l'ho messo dietro. Non lasciamo nulla al caso stavolta. Oh no, Nelly. Ciao. Se esci però ti bagni. Adesso devi girare i 90. Aspetta che non ho ancora fatto Sì, crosta bene. dietro. Prossimo passaggio. Gira, gira. Soddisfatto? Sì, dai. Soddisfatto. Prima volta. Per essere la prima volta va più che bene. Ok,
Bene ragazzi, allora, alla fine dopo 2 settimane che non lo faccio mi faccio la passeggiata serale, perché cioè sono obbligato, oggi non sono uscito minimamente, se non tipo dal giardino di casa per mettere fuori, mettere dentro la macchina che stava per venire giù il diluvio, ho detto non la lascio in strada. E mi sto facendo una passeggiatina con la Nelly, che lei poverina non riesce mai, non esce mai fuori, soprattutto con la pioggia, è un cane estremamente fifone, paura della propria ombra sto cane. E adesso niente, passeggiatina, spero di farmela tipo di un'altra mezz'oretta giù di lì, anche perché vedo dei nuvoloni in fondo e ogni tanto tipo si vede qualche lampo che non è proprio il massimo. Assolutamente no, anche perché sono uscito solo in felpetta, neanche uno straccio di ombrello né nulla, quindi non voglio annegarmi come spesso succede. E è così. Per quanto riguarda ieri, ragazzi, la pizza era molto molto buona, cioè vi sto facendo anche vedere qualche videouzzo così, ma alla fine ci metto un minutino a farsi, viene bella alta, la crosta la senti che è proprio crunchy, anche in questo caso troppo perché era un po' bruciata, e ce ne siamo fatti una che era metà tonno cipolla, l'altra metà con le acciughe, buonissima, l'altra era crudo, funghi, no, anzi coppa, funghi e rucola. Sensazionale ragazzi, sensazionale, la pizza mette sempre di buon umore. E poi oggi, visto che ha diluviato stanotte, oggi è una giornatina di sole fantastica e è l'ultimo giorno di Alex che qua se ne va via a pranzo, adesso devo iniziare a lavorare, tra 3 minuti inizio e stasera penso di provare, cioè devo andare in palestra perché sennò stasettimana non faccio niente. Domani parto e vado in montagna, probabilmente mi faccio qualche giorno da remoto lì. Mi sto usando tutti i giorni da remoto stasettimana, mannaggia. Che ne ho 10 al mese e ne uso 4 stasettimana, quindi non il massimo. Commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo nel prossimo video. So che a volte non riesco a filmare molto nelle giornate, ma purtroppo la vita va così.